Il collegamento sciistico tra il Comerico e la Valpusteria si farà e sarà implementato da una valorizzazione storica, culturale e ambientale dell'area in un'ottica di promozione integrata. La Soprintendenza ha dato il via libera al progetto, coronando gli sforzi, durati un anno, di contemperare l'aspetto sportivo con la tutela ambientale. Si chiude così una vicenda molto lunga. Da quando si è iniziato a concepire il progetto, quindi parliamo di almeno 20 anni fa, forse qualcuno in più anche, e poi una parte diciamo di più intensa a partire dal 2012-2013, per poi arrivare insomma ai giorni nostri con uno stato diciamo dell'arte che è quello di avere una valutazione ambientale strategica approvata e una ora autorizzazione paesaggistica, un parere favorevole insomma per la parte paesaggistica legata a quelle difficoltà che erano state incontrate durante il percorso, soprattutto appunto per l'inserimento paesaggistico degli interventi. Il progetto da 49 milioni ha ottenuto il cofinanziamento del Fondo Comuni Confinanti all'interno del secondo stralcio della programmazione 2019-2024. Un progetto molto più ampio, molto più sfidante rispetto a quello del semplice impianto, della semplice pista, quindi andando a toccare elementi legati al paesaggio, all'ambiente, alla natura, alla storia che fanno parte del nostro territorio, che sono stati quindi assemblati in un progetto unico di sviluppo integrato, insomma, e sostenibile. Ecco. Ora, oltre agli aspetti autorizzativi che dovranno essere completati, ci sono i temi legati agli accordi, alle compensazioni con le regole da portare a termine, ci sono poi tutti i dettagli a livello di appalti e poi c'è tutta la rete di ospitalità che va migliorata, implementata.